prossimo con il Casa Napoli Revolution. Grazie, grazie a William Biasso, a Gianluca Amatucci e Rossella Altamura per il grande lavoro in redazione. Vi avevo promesso l'intervista con Raffaele Carlino, che sta facendo con la sua Carpisa calcio femminile di Napoli cose eccezionali nel campionato, quindi tutti a tifare la Carpisa calcio femminile, l'intervista, e arrivederci alla prossima. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. 2003, insieme da un'idea di Italo Palmieri, che è un mio carissimo amico d'infanzia, ci vede protagonisti da 15 anni, tranne l'anno scorso per una riforma di campionato ci siamo ritrovati in Serie C, però quest'anno stiamo guidando il campionato, ci sono tutti i presupposti in 2 anni di risalire di nuovo in Serie A. Credo che lo sport femminile è più bello, faccio un lavoro che soprattutto dedicato alle donne. Sono un uomo che nasce per le donne, lo dicono in tanti gli amici miei, perché credo che donna è più bello in tutto, nello sport, nel lavoro, nel sociale. La donna ha qualcosa in più, quella napoletana ancora di più. Il DNA è tutto napoletano perché sono delle ragazze che ci siamo cresciute negli anni, c'è un vivaio fortissimo, abbiamo delle ragazzine di 15 anni che addirittura vincono i match con i maschietti. Pensa che 15 anni fa si faceva fatica ad andare un 11 in campo, oggi c'è l'imbarazzo della scelta anche tra le napoletane. Le straniere l'abbiamo dovuto assolutamente prendere perché ci hanno dato un tasso di qualità per far sì che questo campionato, che è complicato, perché pensa che se arriviamo primi dobbiamo fare i playoff, quindi nulla è certo, abbiamo dovuto fare una squadra sicuramente superiore alle altre per cercare di uscire subito da questo piccolo inferno calcistico, perché è una riforma strana che c'è stata quest'anno, siamo arrivati ai quarti e ci ritroviamo in Serie C. Ragazze che vogliono ritornare, che avevano abbandonato il calcio, perché logicamente è un movimento in crescita. Sky sta dando la giusta soddisfazione alle ragazze che giocano in Serie A. Tutte le squadre calcistiche maschili hanno una formazione femminile, tranne il nostro presidente Laurentiis, che non ne ha voluto sapere, ma si è iscritto solo alle giovani. Quindi diciamo che il Napoli Serie A siamo noi, non abbiamo rivali. Poi un giorno, se il buon Aurelio si sveglia e vuole fare la seconda squadra, ci sarà il derby al femminile, quello che tutti avevamo sognato al maschile, forse un giorno lo vedremo al femminile. Un record a livello mondiale, perché siamo imbattuti da circa 3 anni. Credo che tra A, B, C, maschile e femminile siamo tra le prime 5 squadre al mondo con questo record. Il mio sogno è quello di fare un azionato popolare. Io non voglio essere padre padrone, voglio fare una società che rimane ai napoletani. Quello che sognavo di fare al maschile quando il Napoli fallì, purtroppo per complicanze all'epoca di presidenti vari non ho potuto realizzare questo sogno, altrimenti forse parlavamo anche del maschile. Una parola lanciamola sull'allenatore, che è l'allenatore dei record. Marino, io lo reputo il Sarri al femminile, veramente un ragazzo che ha la passione sicuramente come noi di questo sport. Lui ci ha lasciato quando eravamo in Serie A, ci sta riportando spero in Serie A, ma è veramente un allenatore che io vedrei bene anche al maschile, visto le idee che ha. C'ha il suo metodo, le ragazze lo seguono in pieno, si vede la mano dell'allenatore quando va in campo, sia tatticamente che tecnicamente, quindi Marino rimarrà credo con noi a vita. Freedom.
E allora lanciamo un ultimo appello ai napoletani perché vengano a seguire la squadra femminile del Napoli, perché la sostengano, perché Lello Carlino ci ha messo tanto impegno, professionalità, impegno economico, e insomma può portare grandi soddisfazioni. Sì, vi aspetto tutti al CUS Napoli al momento, fino a quando non ci restituiranno il collana. L'ingresso logicamente è gratuito, portate i bambini a vedere questo sport perché rivedono i valori di una volta che c'erano al calcio maschile, e questo fa bene a chi comincia ad affacciarsi alla società, perché vedere questo calcio maschile così violento, così soprattutto dei cori beceri contro Napoli, non fa bene a nessuno, non solo ai ragazzi ma nemmeno a quelli che partecipano a questo sport, al femminile è tutto più bello.